Siamo riusciti a riaprire il nostro mercato del venerdì e questo è un grandissimo ringraziamento ai vigili urbani del Comune di Torre Pellice, ai nostri operai e alla Protezione Civile e ai carabinieri che hanno permesso di riaprire la parte alimentare. È stata una scelta difficile, ma condivisa da tutta la mia maggioranza. Abbiamo voluto mettere in sicurezza il mercato, pertanto per 2 venerdì è rimasto chiuso. Oggi era fatto in sicurezza. Tutto transennato in maniera tale che gli accessi fossero contingentati e a distanza di sicurezza. Anche perché vogliamo man mano tornare in un momento di tranquillità, di sicurezza, ritornare alla normalità. Le nostre cavagne, i nostri produttori agricoli avevano bisogno di ritornare a poter vendere i propri prodotti alla nostra cittadinanza. Tornare di nuovo tutti insieme in piazza, a vedersi anche se a distanza e mandarsi un saluto ci fa ben sperare per il futuro. Siamo da un mese chiusi in casa, ma avremo più forza per continuare e tutti insieme, uniti, andremo avanti decisi. Condividiamo le forze e le energie. Persone per fortuna stanno seguendo le regole all'interno dell'area mercatale, tenendo le distanze, tutto bene, comunque stiamo presidiando noi e poi anche la protezione civile facendo accedere 45 persone in quest'area, contingentando il numero e quindi controllando che non ci siano assembramenti di conseguenza. C'è molto senso civico da parte della popolazione qua di Torre Pellice. Speriamo in bene che continui così. Buongiorno, siamo della Protezione Civile di Torre Pellice. Questa mattina il Comune ha deciso di aprire il mercato in una zona circoscritta che è stata transennata. Si entra controllati, non possono superare le 40 persone all'interno del mercato. C'è un'uscita, un'entrata che viene controllata a monte e a valle del mercato dai nostri volontari per agevolare la gente nella spesa. Abbiamo visto che la gente si tiene a distanza dai banchi, ci chiede se può entrare e quindi abbiamo avuto anche una bella collaborazione dalla cittadinanza che vede che il servizio è stato dato, però va svolto in una certa maniera. Apertura del mercato stamattina? Diciamo più o meno, perché un po' di gente arriva, però spostando il mercato la gente non lo trova, diciamo. Io sono un floricoltore, sono di Torre Pellice. Per fortuna, aprendo almeno i mercati, riusciamo a smaltire un po' la nostra merce, che come tutti sanno è purtroppo stagionale, quindi non dura tutto l'anno. E poi con le consegne, aiutandosi con Facebook e tutta questa tecnologia, un pochettino aiuta. Il problema è stato un po' il periodo che ci hanno fermato per un mese, quindi quel periodo lì abbiamo dovuto buttare via della roba. Adesso speriamo andando avanti e il brutto è tutte le fiere che perdiamo dei fiori che sappiamo bene che in tutti i paesi fanno. Però appunto con l'apertura di questi mercati, soprattutto qui in valle, ci dà una grande mano.